commissionare l'opera fu nel 1812 la prima moglie di Napoleone Bonaparte, Josephine de Beauharnais, che però morì prima di vederla realizzata. Le Tre Grazie di Antonio Canova sono forse la massima espressione di ciò che di lui diceva Stendhal, e cioè che partendo dai modelli della classicità aveva inventato una nuova bellezza. Il gruppo scultoreo finì poi in Russia e dall'inizio del Novecento è nelle collezioni dell'Ermitage a San Pietroburgo, da dove arrivano anche altri preziosi marmi, ora al Museo Archeologico di Napoli per la mostra Canova e l'Antico, che racconta lo straordinario percorso artistico del genio di Possagno, la cittadina veneta che gli diede i natali. Fu il mondo classico, conosciuto a Roma e a Napoli durante il soggiorno in città nel 1780, quando Canova fu folgorato dalle antichità provenienti da Pompei ed Ercolano, la sua grande fonte di ispirazione, e l'archeologico napoletano è quindi contesto ideale per accogliere ben 110 suoi lavori, 12 dei quali marmi, poi modelli e calchi in gesso, bassorilievi, disegni, dipinti, tempere, che dialogano con le collezioni del museo, come nel caso della tela di Canova che torna sul tema delle grazie, messa a confronto con lo stesso soggetto in un affresco pompeiano. Qui c'è la genesi e c'è anche la fonte di ispirazione del maestro di Possagno, ed è qui che abbiamo voluto ricostruire il suo atelier, la sua modalità di realizzare i capolavori, una mostra epocale e che lascerà il segno a Napoli. Oltre che con l'Ermitage, la mostra è stata realizzata in collaborazione con la Gipsoteca di Possagno e altri musei, come quello di Genova, da cui arriva la Maddalena Penitente con l'autografo dell'artista. Nel gioco di rimandi tra fonti e riscrittura artistica si inseriscono anche le foto di Mimmo Iodice ispirate ai capolavori di Canova, che peraltro è presente al Museo Archeologico da sempre, con la monumentale statua di Ferdinando IV di Borbone che domina lo scalone. È interessantissimo leggere il diario che lui tiene del soggiorno a Napoli, in cui descrive poi anche la città, e ha una frase, per esempio: dappertutto situazioni di paradiso. Poi l'ha eletta come sua città anche per fare le vacanze dopo il monumento di Clemente XIV, quando era distrutto dal lavoro, dove è venuto a Napoli. Così come facevano gli antichi, del resto. Sì, per ritemprarsi è venuto a Napoli, ed è nato un rapporto bellissimo fra lui, la città, e lui e i committenti napoletani, l'aristocrazia del tempo. Tappa imperdibile della stagione culturale e turistica a Napoli, si può visitare fino al 30 giugno.